Buonasera a tutti amici dei fuoricampo, tifosi giallorossi e semplici simpatizzanti del mondo Roma. Benvenuti al nuovo video della De Rossi Legacy, il nostro video commento alla carriera di Danielino De Rossi, che ovviamente oggi siede sulla panchina della mia Roma, quindi lo seguo ancora di più con orgoglio, visto l'enorme carriera che ha fatto il mio capitano con la maglia giallorossa numero 16. Prima di tutto, però, io vi invito, prima di andare ad analizzare la gara, vi invito a iscrivervi a questo canale, a mettere mi piace al video, a commentarlo in modo da poter creare un dialogo tra me che faccio il video e voi che lo guardate. Quindi, ragazzi, commentate, mettete il like e iscrivetevi a questo canale, facciamolo crescere. È un canale che dà ampio spazio, ovviamente, a De Rossi e alla sua Roma, ma anche al calcio della nostra Serie B, un campionato quasi dimenticato dalle grandi televisioni, alle squadre di provincia, penso all'Udinese, al Venezia e al Palermo, che sono regolarmente seguite da questo canale, e poi anche a tutti i vari punti sulla Serie A, sulla Serie B che trovate sulla nostra pagina. Quindi mi raccomando, commento, like e iscrizione, il commento però con un minimo di educazione. Allora ragazzi, Roma Feyenoord, tempi regolamentari 1-1. Calci di rigore 4-2 per i giallorossi. Allora, che dire? Queste ovviamente sono gare che di solito si giocano sui 180 minuti. Oggi ne sono serviti più di 120 per avere la meglio di un Feyenoord che sta pian piano prendendo le misure sulla Roma, perché se pensate che 2 anni fa erano bastati 90 minuti per poterli battere, l'anno scorso erano serviti supplementari e invece quest'anno siamo dovuti arrivare ai calci di rigore. Daniele De Rossi che schiera una Roma con un 4-3-3 ormai abituale da quando c'è il nuovo mister, con Svillari in porta, Kasdrop, Llorente, Mancini e Spinazzola in difesa, Cristante, Paredes e Pellegrini a centrocampo, Dybala, Lukaku e Shaarawy davanti. E, ragazzi, questa è una formazione che ha tanto di Daniele De Rossi, una vittoria che ha tantissimo di Daniele De Rossi nella gestione della gara, anche un po' nelle emozioni, tra virgolette, negative, perché insomma sappiamo che Danielino ha avuto la fortuna e la sfortuna di andare a giocare partite importanti, penso a Roma-Barcellona 3-0. O magari le finali di Coppa Italia vinte contro l'Inter, e poi magari anche partite disastrose come quel Roma-Sampdoria, oppure insomma i vari 7-1 che abbiamo subito in Europa. Quindi è un calciatore che ha vissuto notti magiche e notti meno belle con la maglia della Roma, non per questo l'ha amata di meno. Beh, oggi però è una notte che si meritava. Il primo vero, diciamo, obiettivo centrato nella sua carriera da allenatore in Europa, passa il turno, accede agli ottavi con una partita tutto sommato meritata, perché la Roma fa una grande mole di gioco, tanto possesso palla, tanti tiri in totale, prende un po' meno la porta rispetto al Feyenoord, prende un gol fortunoso perché è un batti e ribatti che sbatte sulla spalla, magari 5 centimetri sotto probabilmente sarebbe stato annullato, 5 centimetri sopra invece il gol di Gimenez viene convalidato, batte Svillar, un gol di spalletta che sembra azzerare, come quando giocavamo a Tedesca, le possibilità della Roma di passare il turno. Ma poi ci pensa il nostro grandissimo capitano, che da quando ha preso le redini, il suo vecchio capitano, perché Lorenzo Pellegrini ha esordito con la Roma con Danielino De Rossi, e quindi da quando c'è il suo ex capitano si è completamente ritrovato, ha completamente alzato il livello, è tornato il Lorenzo Pellegrini che abbiamo conosciuto nel primo anno di Mourinho, quindi alzando il baricentro è tornato quel giocatore fantastico, quel giocatore capace, quel giocatore che solo a Roma possiamo criticare, come abbiamo criticato Daniele De Rossi, che ti svolta le partite, perché il gol che fa Lorenzo Pellegrini è un gol di un livello altissimo, in una Roma appena passata in svantaggio, in casa c'erano la possibilità veramente di andare in crisi, invece Lollo tira la magia, svernice al set, tiro imparabile da limite dell'area di rigore che ci riporta sull'1-1. Poi la partita rimane sull'1-1 fino alla fine dei tempi supplementari, ma non è una partita statica, perché la Roma ha diverse possibilità, diversi contropiedi sprecati, la Roma deve diventare più cinica. Oggi purtroppo Lukaku ha sbagliato qualcosa, lui, e soprattutto l'intervento finale sapeva veramente di beffa, perché quel tiro al 122esimo, scusate, 132esimo, 100, no, 122esimo, ho detto bene, 122esimo del
della partita, quindi alla fine del secondo tempo supplementare, con la palla che aveva quasi superato la mano del portiere del Feyenoord, che è stata praticamente recuperata e mandata in calcio d'angolo, sapeva veramente di beffa. Una Roma che ai calci di rigore in Europa ha sempre sofferto tantissimo, e quindi quella parata lì sembrava veramente a chiusura di una partita storta, perché poi hai veramente tante possibilità per andare in vantaggio. La Roma che crea una mole di gioco e di occasioni importanti ripetutamente per tutto il proseguo della partita. In difesa la gestione, ripeto, il gol è fortunoso, ma hai un'ampia gestione fatta veramente bene da Llorente e Mancini. Speriamo che Llorente non si sia fatto nulla di male, però è tornato Ndicka, abbiamo recuperato Smalling. Questa è una Roma che, quando è nel suo totale di rosa, ha veramente tanta qualità. Pensiamo solo a chi batte i calci di rigore, ragazzi, e ci rendiamo conto di quanta differenza ci sia nella rosa di questa squadra rispetto all'anno scorso. A me dispiace per José Mourinho, io mi ritengo un mourinhiano convinto, sono stato fiero di averlo sulla panchina della Roma, però quest'anno ha lasciato un po' a desiderare nella gestione di un parco giocatori che più volte si è detto, ovviamente, che erano rotti, che non erano disponibili. Questo è tutto vero, però vedere i calci di rigore tirati da Aouar, dallo stesso Zaleski e da Leandro Paredes, che sembrano completamente giocatori ri ritrovati con Daniele Rossi. Zaleski deve imparare a segnare, perché oggi ha avuto due o tre occasioni, soprattutto nei tempi supplementari, dove poteva far male al Feyenoord e non lo ha fatto. Però questa è una squadra che sta ritrovando una coesione di rosa che quest'anno non aveva mai avuta. Io ripeto, voglio sottolineare semplicemente la differenza tra la finale con il Siviglia, con in porta Rui Patricio, che non solo non para, parte il tiro di Montiel praticamente a partita finita, che poi comunque è stato fatto ribattere e segnare, ma non ci va neanche vicino. In quei rigori Svillar ne para due, un Miles Svillar che è stato messo da parte forse per troppo tempo, perché insomma l'avevamo visto un Rui Patricio tanto in calo, un Rui Patricio che quest'anno non ti dava quel qualcosa in più, non ti dava neanche con l'esperienza, riusciva a sopperire la poca reattività. Un Miles Villare che stava facendo il fenomeno in Europa League, finalmente gli viene dato spazio, lo aveva già provato José Mourinho con il Milan, poi De Rossi lo aveva inizialmente accantonato dopo la partita di Frosinone, e spero dopo l'impresa di stasera, perché questa partita, questa vittoria è di Miles Villar, di Svillar, perché para due calci di rigore nel finale, fa praticamente para tutto quello che è parabile, perché poi il gol purtroppo è una deviazione che lui no, dove lui non può arrivare. È un portiere, ovviamente dovremmo esaltarci nelle partite come oggi, come col Frosinone, dovremmo anche stargli vicino, perché comunque è un ragazzo che ha 25 anni. Non è più giovanissimo, non è però neanche quel portiere di esperienza decennale, visto che viene anche da tanti anni di panchina. Dopo comunque un avvio di carriera in pompa magna, io direi dobbiamo stargli vicino anche quando sbaglierà, perché un portiere può sbagliare, ve lo dice una persona che in porta ci ha giocato per 10 anni, un portiere può sbagliare, dobbiamo stargli vicino anche quando questo succederà, perché è la cosa più importante. E quindi oggi partita vinta da Miles Villar, che para due rigori, va vicinissimo a pararne tre. Partita stravinta dal nostro capitano, che tira fuori il gol del pareggio dopo nemmeno 10 minuti dal vantaggio del Feyenoord con una magia. Partita vinta da Daniele De Rossi, perché ripeto, manda sul dischetto praticamente un parco giocatori completamente diverso da quelli che avevano calciato nella finale storta decisa da Taylor con il Siviglia. Ricordo, in porta non Rui Patricio ma Svillar, che para due rigori. A calciare i rigori per la Roma vanno Paredes, Lukaku, Cristante, che era l'unico che coincide con la finale del Siviglia, e lui aveva segnato. Va Aouar, un giocatore che avevamo completamente perso di vista. De Rossi ha le palle, perché ci vogliono le palle per mandare un calciatore che comunque non gioca da tantissimo, un calciatore che veniva da una Coppa d'Africa non fatta benissimo, sul dischetto di una partita importantissima, dopo il momentaneo vantaggio dato dal tuo portiere che ha parato rigore, e Aouar la piazza spiazzando il portiere. Anche questo è importante, ragazzi, nelle stagioni. Io spero che questa sia una gara di svolta per tanti calciatori della Roma. Ripeto, Zaleski, che poteva chiuderla molto prima, ha il rigore decisivo e lo segna da grande, tira una mina imparabile, e la Roma va agli ottavi. Ora, agli ottavi non saremo i favoriti, perché ci sono squadre importanti in questa Europa League. Cioè, credo che la Roma in questo momento, non sapendo come sarà l'evoluzione della sua stagione,
Credo sia anche un gradino sotto rispetto a Milan-Atalanta, che hanno un gioco più strutturato, giocano insieme da più tempo con lo stesso allenatore. Ovviamente noi dobbiamo vivere la sorpresa Daniele De Rossi, perché ogni partita può essere diversa, ogni partita può essere quel gradino in più per andare a migliorare. Io però continuo a pensare, lo pensavo già dal primo giorno, io che Daniele De Rossi debba essere non solo il presente, ma il futuro di questa Roma. Ragazzi, abbiamo in mano un calciatore, un ex calciatore, ma un allenatore che conosce l'ambiente come nessun altro al mondo. Non c'è nessun altro allenatore attualmente su piazza, libero, ma anche occupato, che conosca l'ambiente Roma come Daniele De Rossi, che lo vive praticamente da 30 anni. Io non credo che più di lui possano andare a leggere e a integrare quello che è la nuova filosofia americana dei Fredkin, i paletti finanziari, la struttura della Roma. Tra l'altro, Daniele De Rossi, figlio del nostro allenatore primavera fino all'anno scorso, Alberto De Rossi, che quindi conosce praticamente tutta la generazione dei nuovi calciatori della Roma, dei possibili come Pagano, pensa a Pisilli, cioè è un allenatore che comunque li conosce, sa chi sono. Daniele De Rossi deve essere il presente e il futuro di questa Roma. Il passato già lo è stato, un grandissimo passato che comunque ha riempito con pochi trofei. Io spero che la sua carriera da allenatore possa essere molto, molto, molto vincente rispetto a quella che è stata la sua carriera da calciatore, soprattutto con la maglia della Roma. E spero che possa farlo già dall'immediato futuro, perché se la Roma può arrivare a un top, penso a Klopp, ma allo stesso Conte probabilmente. Mi riterrei soddisfatto cambiare De Rossi per un allenatore di quel livello. Se devi andare a prendere gente come Italiano o simili, perché diciamo da Italiano a penso a Juric, insomma ci sono vari allenatori che puoi andare a prendere non potendo puntare al top, allora tanto vale secondo me dare spazio a un allenatore che comunque conosce perfettamente l'ambiente, è stato co-giocatore insieme ad alcuni dei calciatori che poi rimarranno alla Roma, sicuramente a quella che è la sua colonna portante, Mancini, Cristante, Pellegrini, che mi sembrano quelli che stanno tirando fuori qualcosa in questo momento anche dal punto di vista caratteriale. Mancini era stato un grandissimo calciatore anche sotto José Mourinho, è cresciuto tantissimo in questi ultimi anni con José Mourinho. Cristante è diventato un leader che probabilmente non era mai stato. E Lorenzo Pellegrini era un calciatore in ombra che adesso sta ritrovando quella qualità che avevamo già visto nel primo anno di Mourinho, quando il suo raggio d'azione andava a interessare tre quarti. Stona oggi, l'unica cosa che voglio sottolineare, l'ennesima partita brutta di Romelu Lukaku, che io non so se ha bisogno di tempo e magari di qualche panchina facendo giocare Osimhen in una Roma che però perderebbe centimetri. E soprattutto di un Paulo Dybala che oggi mi è sembrato molto ispirato per quanto riguarda l'ultimo passaggio, molto meno con possibilità di tiro. Ma questo credo sia dovuto a un gioco più corale della Roma, che porta poi più giocatori in area di rigore. Quindi Dybala è più ispirato all'ultimo passaggio che non alla conclusione in porta. Questo credo sia una differenza rispetto al gioco di José Mourinho. Tanti cambi, De Rossi che sta sfruttando la rosa al pieno, e entra anche Ndicka, tornato dalla Coppa d'Africa, campione della Coppa d'Africa. Ragazzi, facciamo i complimenti al nostro difensore e niente. Quindi Roma passa il turno agli ottavi, godiamoci questa nuova sfida che ci vedrà davanti. Le squadre forti quest'anno ci sono, è un'Europa League di altissimo livello, vediamo dove possiamo arrivare. Fermo restando che l'obiettivo della Roma deve essere fare più punti possibili in campionato, sperando di centrare questa benedetta qualificazione in Champions League che ti permetterebbe di respirare a livello economico. Questo è tutto per Roma Feyenoord, la Roma che passa al girone. Ciao a tutti, ragazzi, e alla prossima.